Ragazzi, ma c'è veramente, ma no, ma come c'è, ragazzi, ma c'è dei tre era quello che andava. Che brutta fine. Secondo te finirà mai quello scempio di musica? Finisce per forza, come tutte le cose in un tempo. È che i potenti vogliono fare in modo che rimanga il più possibile a galla. E quelli come me no, ma non sono il solo, non vi preoccupate. Meglio Luther Vandross e Gene Singer, non c'è un meglio tra loro due, sono tutti due fenomeni con due caratteristiche completamente diverse. Quindi perché per forza sceglierne uno tra di loro quando sono tutti e due dei fenomeni? Non si sceglie mai uno, la musica non è uno. La musica è musica, sono tanti grandi e i grandi vanno premiati, ascoltati e conosciuti tutti. Ci vediamo su Twitch, venite su Twitch, vi aspetto su Twitch così molliamo qua come al solito. Twitchate ragazzi, così noi partiamo con The Voice Senior, che così respiriamo finalmente. Ah, un po' di musica, un po' di canto, un po' di... Ah, che che figata, no? Invece di sentire sempre l'autotune in qualsiasi cosa. Come c'è John Calzolari? C'è John Calzolari in chat. Dove sei, John? Intanto, ciao John Calzolari, non ci credo. Come mai sei qua, John? Grazie di essere qui. Spiega, spiega. Avrei bisogno di te per imparare ciò che non ho imparato per 39 di sgolamenti. John, bella questa cosa, ti fa un onore dire, hai capito? Cioè, ti fa onore, davvero, bello. Siglona, via! Potete portarne alla finale soltanto tre, quindi stasera dovete fare delle scelte. Ah però, cioè, noi allora ragazzi, intanto dobbiamo fare questa sorta di nostra mini votazione. Luca, ci sono, è che sono al cellulare e non riesco a chattare. Ecco, ok, quindi ciao Mario, benvenuto anche tu. Quindi sappiamo che anche Mario è con noi, anche se non riesce a chattare. La cosa che mi ha fatto morire è questo, lui che fa la voce milanese, ragazzi. Mario, non te la prendere se faccio sentire questo, no? Capito? Luca, ci sono, Non questo, ma questo. la musichetta. La Sono al musichetta. cellulare, non riesco a chattare. Va bene, ok. Va bene, questa è la musichetta. Te veri ben. Allora, come si dice a Milano? Andiamo. Allora, andiamo. Quindi noi abbiamo, ragazzi, sei persone di cui, allora, chiaramente cerchiamo di mantenere saldi tutta la situazione. Dunque, abbiamo nella nostra squadra, dobbiamo scegliere, ragazzi. Allora, è qua che vi voglio, eh. Qua voglio un bel sondaggio come avevo detto questa settimana. Bisogna dimezzarli. Ok, c'è anche Diana Puddu in chat. Perfetto. Allora, siete tutti, ragazzi, questa è la prima volta che vi capita una roba del genere. Cioè, praticamente stiamo facendo questa cosa qua insieme ai concreti The Voice. Quindi, grandi ragazzi, sono veramente orgoglioso e felice di avervi qui in chat. Allora, abbiamo Sonia Zanzi, Mario Rosini, Vincenzo Biascioli, scusatemi, però alcuni non ci sono più, per questo ve lo volevo dire. Diana Puddu, Danilo Amerio, Benito Madonia, Anna Rita Delli Ponti, Marco Massa che mi sa che non c'è più, Enrico Podorez, Gigi Cifarelli, Marcello Domenichini, vabbè, Mario Rosini, ovviamente. Poi c'era questo Luca Minnelli, Vito Colella non c'è più, Bernardo Lanzetti, Ciro Scena. Ok, allora ragazzi, abbiamo un sacco di roba, ma bisogna sceglierne sei. Io intanto ne do praticamente. Allora, cerchiamo di fare questo sondaggio. Cominciamo facendo così. Allora, è bruttissima questa cosa, però bisogna farla, eh.
Vediamo così, vediamo prima quanti sono. Allora, Rosini, Cifarelli, sono dentro per forza. Danilo, dentro per forza. Credo anche di Anna Puddo, eh? Fatemi però, fatemi vedere un attimino cosa succede e poi facciamo un sondaggio. Avete preparato, avete fatto il cosiddetto coaching. Ecco, quando uno, quando dicono certe cose nei riguardi di Mario, magari di altri, gli avete insegnato, preparato, un po' questa cosa mi fa sorridere, ve lo dico, perché un conto, vabbè, vediamo un po' un attimino. Iniziamo con il team di Gigi D'Alessio, Benito Madonia, Paola Battistata e Diana Puddu. Quindi noi abbiamo Benito Madonia, per intenderci, dove, aspetta un attimo, aiuto. Allora, Benito Madonia e Diana Puddu sono dentro con Gigi. Ok, quindi questi me li segno anch'io qua, così, cioè me li sto puntando io. È chiaro a tutti i partecipanti di The Voice Senior che se mi lasceranno contatto poi in Instagram, a parte quelli che conosco, sarò ben lieto di intervistarli, ma dopo che sarà finita chiaramente la trasmissione, quindi dopo che sarà ufficialmente chiuso, se voi potrete farvi intervistare da me, ovviamente perché conosco molto bene i meccanismi e i contratti che ci sono, quindi diciamo che vi aspetto. Aspetto già la luce, sono rimasto solo io, cameriere, lascia stare. Ci sono due cose che non mi stanno piacendo e vi dico che cosa, ok? Allora, Fandango, cioè, ho spento già la luce, cioè, ci vuole un po' di vibratino, un po' di abbellimenti, no? Queste cose che tanto vengono bistrattate da persone che non capiscono un accidente e vogliono fare di più, semplicemente dicono quegli abbellimenti sono vecchi semplicemente perché è come se li esaminare. Te se minga bull de fa, non sei capace di farlo, allora quindi dici che non va bene, no? Cioè, se uno non è capace di fare una cosa difficilissima, ti dice, vabbè, ma io non la interpreto, no? Hai capito? A modo mio. Sono quelle scuse che servono, però in realtà quello che sento di Benito Madonia è che mi piace molto questo timbro spezzato, questo un po', questo timbro ruvido. Ma a me i timbri ruvidi, che piacciono molto anche quando sono così, però mi piacciono quando sono, oltre al timbro c'è un controllo di tutto il resto, quindi delle dinamiche, del sostegno della nota, del vibrato, della capacità magari di fare qualche colpo di agilità e virtuosismo, capito? Insomma, un po' questa roba qui. Cioè, non posso sentire, ho scelto già la luce, capito? La, 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 io. Finito lì, capito? Ok? Certo, come Teddy Swims, ovviamente. Quindi mi manca questa roba qui. Bello questo là. Ad esempio, vedete qua, se uno gli spiegava, vado lassù, li ha vibrato, però notte, poi buttato via. Lì, secondo me, il lavoro del coach è proprio quello, cioè dell'arrangiamento vocale. Lì si deve dire, ok, prova a fare questo, metti questa cosa in più. Hai capito? E invece ci si sofferma su delle cose e magari loro sono lì che sono anche disposti a imparare qualcosa, no? Cioè, se li guidi. Mi sembra che ci sia un po' di lasciato al caso, no? Ma sì, è bello il timbro, vai lo stesso. Ecco, è questa approssimazione che secondo me è deleteria in Italia, no? Nel senso, cioè, che potremmo avere delle voci pazzesche, ma è come se ci si accontentasse già della sufficienza, no? E quindi per me dire, poteva fare molto meglio, ma non l'ha fatto, capito? È questo che un po' mi dà fastidio, questa roba qui. Il timbro, me lo metto qua. Ma
e vediamo un po'. Che come me gira nel mondo. Purtroppo questa cosa qua è molto anni 60. Canto Andrea, nel mondo sei. È tutto così, e quindi questa cosa qua a me, dopo un po', purtroppo, al di là del mi piace o non mi piace, è proprio una questione di creare monotonia nell'ascolto delle persone, no? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io sento magari che c'è l'intonazione, sento che c'è questo, però c'è quella cosa lì che è ripetuta in tutte le finali, con questa sorta di aumento del vibrato di modulazione, che il vibrato di modulazione, come ho spiegato in pillole di canto, è questa cosa che non è quello di intensità, che ovvero dove rimane la stessa nota invariata, ma c'è un'alternanza ritmica, tra virgolette, di volume, ok? E invece l'altro è proprio un'alternanza ritmica di modulazione di frequenza, più alta e più bassa, quindi un po' quello che viene definito in alcuni casi il vibrato partenopeo, no? Che ha questa cosa qui, che viene usata anche poi nel jazz o style, però in questo caso diventa stucchevole, no? Che è un peccato, perché si sente anche che, cioè, che ha la musicalità intonata, c'è anche un bel tiro, hai capito? Però diventa lì, cavolo, cioè come se si perdesse qualcosa. Diventa più piacevole addirittura quando non vibra di quando vibra, ma non può essere a lungo, perché anche il fatto di non vibrare non va bene. Perché non va bene? Perché la staticità nelle cose non va bene, non va mai bene, come ecco perché anche nella musica è così. 10 secondi vi faccio capire una cosa, avendo studiato fuori dall'Italia. Ricordatevi che, a differenza dei termini anglosassoni, che hanno una parola con 100 significati, noi abbiamo 100 parole per un significato. E quindi cosa vuol dire? Dobbiamo stare attenti a queste cose. Lo stile nell'arte ha a che fare con la personalità, quindi c'è con qualcosa di personale, non è uno stile di tanti, quello diventa genere, ok? Il genere musicale, lo stile non è musicale ma personale. Quando poi io mi rifaccio allo stile di qualcuno, sto in qualche modo imitando lo stile di qualcuno, ok? Molto importante questo. Mentre quando noi parliamo di jazz, dello style jazz o di queste cose, è perché loro per styles intendono nella musica, è molto più generalizzato, quindi infatti, perché in quel caso diventa il personal style, cioè quindi lo stile personale, ok? Quindi è molto importante non usare il termine stile, che erroneamente tanti docenti che poi creano solo confusione nella testa degli allievi, dovrebbero spiegarle queste cose. Un conto è usare la parola style per fare fighi in America, cioè in Italia usando un termine americano, ma per noi lo stile invece è qualcosa di diverso. Detto questo, stiamo attenti a usare i termini giusti, ok? Come quando io ho sentito dire più di una volta anche da qualche veramente capoccione, che finché lo dice una persona in privato o su una chat ci sta, ma quando si dice in televisione, si parla di bel canto, non sapere, cioè detto da uno che riveste un ruolo o di giudice o di docente o di professore, parlare di canto moderno come intonazione, come abitudine alle belle voci, usa il termine bel canto, sappiate che è un ignorante pazzesco, perché il bel canto si riferisce alla scuola del canto lirico, ok? Quindi attenzione a questa cosa qui. Mai dire la differenza tra il rapper e uno che canta soul, non è che il cantante soul canta col bel canto, no, la modalità, la tecnica del bel canto è un termine che deve essere collocato e connotato nel mondo della lirica, ok? Quindi che è un'altra roba.
spero di avervi dato questo, questo, di avervi chiarito questa cosa, che troppo spesso voi vedete questo termine, lo sentite e lo vedete usare in maniera totalmente sbagliata. Allora, io mi fermo qua perché devo dire che hanno azzeccato la canzone per lei, perché con questo modo che ha di cantare è veramente molto, molto, molto in linea, e quindi seguendo in questo caso lo stile personale di Gianni Morandi, che era molto aperto. Buona entrata. Allora, attenzione Diana, se sei ancora qua, non lo so. Ci sono delle piccole imprecisioni, soprattutto ci sono anche delle imprecisioni, però data dal tuo stile personale interpretativo, molto probabilmente, di timing, cioè... C'è una ragione che cresce in me. Lì, attenzione, perché la scrittura di queste canzoni ha quello che si definisce groove, ok? In maniera un po' incasinata, lo so, in Italia. Però ci sono dei sedicesimi da mantenere, questo rolling, questo... capacità di stare all'interno di un movimento e di rotolare dentro una situazione che va a una situazione ritmica, diciamo così, di rotolare dentro questo schema ritmico che ti permette di continuare a rimanere ben serrata sul tempo. Poi ci sono momenti in cui puoi allargare e stringere. Bello il timbro, tra l'altro ti faccio un complimento, perché, e non te lo faccio per galanteria, ma perché l'ho sentita questa cosa, andare a buttarsi a secco su quel do diesis lì, l'hai preso dritto, giusto, compresso. E quindi diciamo che il brano, siccome è veramente tosto, perché poi Anna, io ci ho fatto dei dischi con Anna, quindi e so benissimo quanto lei va in alto e quanto, hai capito, gestisce quegli acuti di botto. Attenta, la ragione che cresce in me. Anche lì, il vibrato è giusto, un po' troppo veloce e un po' troppo esagerato, capito? Pure Ciro. Ciao Ciro, benvenuto. Ammazza ragazzi, siamo tutti qui. Allora, quindi attenzione a questa cosa. Questa è un'altra. Attenzione a non prendere il vizio, Diana, di... questa cosa qua che hanno molti rocker, ok, italiani, di l'altezza, ti dà, che vibri e chiudi, ti dà, lascia la bocca aperta, non andare a chiuderla. Bello. Allora, ben retenuto, ok? Allora, devo dire che è un buon sostegno, respira un po' più profondamente. Questo ovviamente perché tu tendi ad accelerare un po' i tempi, ok? Quindi cerca di non accelerare, non so se ci sei e se ti sta dando fastidio, chiaramente, Diana, quello che sto dicendo, mi sono molto trasparente. Ecco, cioè, grazie a tutti, ancora non posso ringraziare, ma sono tanto lieto di ricevere un giudizio critico. Da chi la musica la conosce, grazie, potevo confrontare con il regalo più bello che potessi avere da questa esperienza. Sono molto contento, meno male che non la prendi a male. Allora, come ti dicevo, è una performance che intanto c'è una superiorità, ma questa qui è oggettiva, ai ragazzi che stiamo sentendo spesso e volentieri, ma data anche un po' dalla capacità di entrare nel pathos, no, delle canzoni. Quindi
confermiamo, ragazzi, in questo momento, e non perché ripeto in squadra, ma perché proprio l'ho sentito, l'abbiamo analizzata, confermiamo Diana, mentre Benito in questo momento lo tengo in panchina, ragazzi, lo tengo in panchina. I voti li diamo poi sull'ultimo, perché li diamo poi. Allora, qui diciamo che ci sono, dobbiamo essere sinceri, la respirazione sei meno. L'intonazione, anche lì ci sono state delle imprecisioni, ma alcuni invece momenti di, direi 6, perché ci sono stati momenti molto importanti. Andiamo a vedere quindi sull'intonazione 6 più per gli acuti, che erano belli tosti e lì in alto presi con questa sicurezza mi sono piaciute. Il timbro, cominciamo a salire, il timbro siamo in molti momenti era un 7 meno e 6,5, però rimaniamo su 6,5. Il ritmo, questo è, come ti ho detto Diana, quella cosa lì un po' mi preoccupa, non, o meglio, non è che mi preoccupa, però mi lascia un po' perplesso sull'esibizione, perché tendevi ad essere fuori groove a tempo, ma fuori da quella sensazione di groove. Quindi rimaniamo sul 6 più sul ritmo. Timbro, come dicevo, insomma, 6,5 nemmeno. Poi vibrato 6 più, vibri in certi momenti ma un po' troppo, too much, quindi bisogna stare molto attento, molto attenti a regolare, che non vuol dire che non si deve sentire, è anche giusto dove lo metti, ma stai attenta a non caricarlo troppo su alcune vocali come le E, ok, che dopo diventano un po' un problema, ok. Diciamo che siamo in una performance che è intorno al 6,5, ok. L'estensione vocale non è un voto, non deve essere un voto, perché non è l'estensione che determina la bravura di un cantante. Questo deve essere molto, molto, molto importante. Volevo anche leggere, comunque, allora, leggere alcune cose che mi sono state chiaramente selezionate da dei ringraziamenti che faccio per questi messaggi. Da Antonello, allora, Antonello Tono, ok, grazie Luca, quando mi hanno chiamato per The Voice avevo detto che io mi accompagno con la voce, ho sempre cantato nei piano bar dal 1980, non ho studiato canto, comunque grazie per i tuoi suggerimenti, ne terrò conto, grazie. Sì, ho ricordato la tragedia del coro, mi sembrava giusto. Grazie a te per aver scritto. Poi, dunque, Sonia Davis, che dice, caro Luca, sarai il mio maestro per sempre, grazie davvero, non vedo l'ora di altri tuoi commenti nei miei confronti, anche tirate d'orecchio, perché mi permetteranno di crescere, alla mia età fa un po' ridere, lo so, ti sono molto grata, ma grazie a te. Quanti insegnamenti nelle tue dirette, beh, sempre, ti dovrebbero ascoltare davvero tutti, grande maestro, grazie davvero per questi bei messaggi. Questi sono stati scritti su YouTube per tutto quello che abbiamo fatto su Twitch, ok? Queste sono alcune dediche sul video di YouTube, grazie davvero. In finale Diana, ok? E Diana Pud. Certo. Benito. Questo è il team Arisa, Bartolomeo Iossa, Anna Rita Deli Ponti, Mario Rosini. Allora, noi abbiamo nel nostro, abbiamo dunque Anna Rita Beli Ponti, Mario Rosini nel nostro. Una bella stagione, è sempre più vera, mano, nel nostro giardino. La respirazione è chiaramente un po', è un po' fuori, diciamolo, quindi cioè non è a posto questa respirazione, e sei sul 5 più, per avere un po'. L'intonazione è un po' altalenante, ma perché c'è sempre questo movimento un po' del diaframma appesantito che si muove, quindi a mano c'è sempre questa cosa che chiaramente non avrei fatto a mano avrei più fatto la versione proprio di Cocciante in questo caso, più che di Rino Gaetano, perché essendo una figura matura, una figura che può dare una sensazione diversa, non avrei fatto questa cosa qua, sinceramente,
e non avrei magari scelto quel brano. Quindi no, direi no. Ci avevo già visto allora e per me è così. Così nessuno capirà se no. Vedete l'errore di fare queste cose? Intanto qui avete sentito, perché a una certa età, quando si parla di... Ocio, questa donna ha dichiarato di avere 68 anni. E, ad esempio, su questo finale, su questo là, l'ha tenuto giusto, vibrando nel modo giusto. Però c'è un'eleganza e c'è un bel portamento generale. Resta il fatto che in certi momenti doveva essere molto più di forza, di impeto. Quindi diventa difficile in questo caso. Per ora è una performance che non mi fa in questo momento passare, cioè possiamo mettercela in panchina se vogliamo, la metterei in panchina se siete d'accordo. Ok, mettiamole in panchina. Purtroppo anche la scelta del brano è importante, ok? Quindi c'è, se devo pensare a tre, cioè devo stare molto attento nella scelta, ok? A Mario ha segnato In assenza di te, Laura Pausini. In assenza di te non è di Laura Pausini, comunque è di Antonio Galbani. Sono proprio curioso. Vabbè. Mi manca amore mio. Sentiamo come l'ha fatta Mario, sicuramente sarà un capolavoro. Oh! Non ci credo! Re minore? Mario, ti conosco! Sei andato in re minore! Non c'è una cosa che non ricordi noi, questa casa perduta ormai. Questa casa perduta ormai. L'avrei forse sottolineato un po' di più, senza scappare lì, perché così almeno ti sento ancora di più. Mai, mai. L'avrei forse delineato un po' di più, perché queste cose quando le fai sono bellissime. Hai capito? Quindi... Mai, mai. Bello lì. Yeah, questa è classe. Tu mi manchi amore. Bello quel passaggio lì. Il vuoto è dentro me. Noi è rimasta l'anima. Yeah. E mi abbracci di nuovo così. Yeah. Ecco, questo è Mario. Eccolo qua. Eccolo qua. Ah. Bravo amico mio, oh, qui volevo il brivido, bravo, questo passaggio qua è da scheggia nel fegato, nel cuore. Che mi dici, aspetta, vieni un po'. Ma hai ragione, andiamo un po' di fretta all'inizio. Vai tranquillo, va, vedi. Capito? Però, cioè, Mario, porca vacca, cioè, queste cose qui, cioè, dobbiamo mettercele in testa. Mario, i ragazzi, la gente, i meno giovani, i giovanissimi, devono ascoltare questa musica qui, devono ascoltare le tue musicalità. Perché queste cose qui sono cose che fanno ricredere a questo mondo contaminato da tanta merda, tutta questa roba qui. Quindi è un modo, e grazie, io ti dico a questo punto, ero molto preoccupato quando mi hai detto questa cosa una volta entrato lì.
Però ti dico, sai che cosa? Grazie di essere, di aver fatto questa manovra molto umile. Io non so se l'avrei fatto, ti dico, però davvero, perché se ti sei messo, ok, in gioco, in discussione, ma hai fatto una cosa pazzesca. Cioè, se, con la tua umiltà, lì, hai fatto esattamente capire, porca vacca, il motivo per cui mi incazzo, mi batto in questo mondo di musica italiana, scusate se ve lo dico proprio, cominciava di merda, capito? Questo è quello che vorrei, e vorrei che come te, hai capito, in questo momento tanti facessero questa spinta, cacchio, ma non di andare solo lì, ok? Ma di appoggiare quello che hai fatto. Qua ci potremmo anche alzare e dire, ok, finito. Dai, cioè, voglio dire, ma finito il programma. Dai, cioè, che vi devo dire? Cioè, ma certo, Mario, ci conosciamo, ti conosco come le mie tasche, ci sono quelle due o tre cose che sappiamo noi, ci sono stati passaggi che sono dettati anche dalla situazione, perché è chiaro che se uno se li fa, se li suona a casa, c'è un'altra emozione, un'altra situazione, però porca vacca, dai Mario, cioè... cioè, dai, dopo questa esibizione, ma io, scusate, vi faccio una domanda, io faccio una domanda e la faccio anche a Mario, e la faccio a tutti quanti. Mi spiegate adesso, ok, cosa cacchio dobbiamo votare, cioè non votare, ma cosa dobbiamo ascoltare domenico, lunedì, quando sarà? No, ditemelo, perché siccome... Poi a me sta cosa mi fa pensare, no? Parliamo di talento? E questo come lo chiamate voi? No, perché nel suo... Quando vi spiego che il virtuosismo fatto con regola d'arte, con passione, con amore, con conoscenza, con verità, con talento musicale, mentre fa il virtuosismo vi è arrivato il brivido. Ed è quel virtuosismo unito alla disperazione del senso della parola, della frase, quella cosa lì. Capite la differenza o no? Ti devo dire, Mario, che sono veramente orgoglioso che tu abbia fatto questa cosa. Sono veramente contento, perché finalmente mi dai la possibilità di emozionarmi sentendo qualcosa, capito, in TV. Porca vacca. Questo è l'esempio che studiare, cantare, hai capito? Cioè, Mario ha 60 anni e quindi chi se ne frega, canti esattamente quando ti ho conosciuto io, che ne avevi 20, ne avevamo 20 quando ci siamo conosciuti, 21, 22, non mi ricordo più. Eravamo, figurati, a Ragno, in Brera di Milano, che tu eri arrivato su con loro. Scusate. Adesso esattamente cosa dici? Sono le stesse cose che sento quando canti tu. Ecco, sì, vabbè. Mario, ti voglio bene, però capito. Vabbè, questo era il messaggio di Mario. Grazie, Mario. Quindi Mario, ragazzi, non solo lo teniamo, ma per me è già, io ve lo dico, cioè nel senso proprio, ma chiaramente per me Mario è il vincitore di questo programma, perché come si fa? Cioè, come può non essere così? Non era scontato che lui riuscisse a rifare un brano così presente nella cultura popolare del nostro paese. Che dice Risa? Scusa Mario, so che... Però qui dice una cazzata Risa. Uno come Mario, le cose, qualsiasi canzone gli metti in bocca a Mario. Mario, con la musicalità che ha, con la conoscenza che ha, con l'esperienza che ha e soprattutto con l'amore che ha per la musica, qualsiasi carta tu gli metti in bocca, lui trova il modo, perché è giusto questo, hai capito? Quando si arriva a un certo livello, il livello in cui tu, anche laudato sia mi signore, che musicalmente, con aiuto, devo stare attento a questo, è facilissimo. Ve lo prendo come esempio quando studiai insieme a un reverendo famoso di musica gospel, che mi trasformò in quel momento e mi fece capire. Scelgo i due ometti. No, ma no,
Marisa, ma perché? Mario e lei. Anna Rita fatta fuori, purtroppo. Ok, se non c'è un ripescaggio, non c'è, quindi... Abbiamo Diana Puddu e Mario. In squadra. Ah, non capisco. Non so perché non abbia scelto Anna Rita. Non condivido proprio questa scelta. Io queste scelte non le condivido. Boh. Trio, Claudia Bruni, Vittorio Centrone e D'Angela Bini. Noi non abbiamo neanche uno. Oh, noi sapete che non abbiamo neanche uno di loro? Ma neanche uno, eh? Vabbè, sentiamo lo stesso. Non è possibile, io non ci sto. È troppo stupido. Per un paio di occhi chiari, forse ora lei magari. Se ma poi ti butto via. Cose che io non sopporto. Via, via. Cioè fare quelle che si chiamano dinamiche al contrario. Cioè una nota via e dare il crescendo una volta che l'hai beccata. Che ho già sentito in due o tre punti che prima va a cercare questa cosa. E poi questo è un brano dove ci sono due punti. Sono dei piccoli grappoletti, chiamiamoli così, quindi sono delle fronne. Via, via, via. Che non può essere via, 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 via. Mancano quelle robine lì. Quegli abbellimenti, quei virtuosismi che fanno cambiare un po' tutto. Ricordatevi sempre che il canto ha a che fare con il recitar cantando, quindi noi stiamo sempre cercando di comunicare qualcosa. Spezzo una lancia nei confronti suoi, che è questo. C'erano dei momenti in cui si vedeva che era presa dal pathos, però era esagerata, c'era too much, quindi c'era troppa carica. A volte bisogna un po' domarle queste cose. Il simbolo della ghiandola pineale e del viaggio all'interno del cuore blu e di se stessi. Allora, io questo personaggio l'ho conosciuto, come dicevo, in un concorso, mi pare fosse a Pesaro quest'estate, se non sbaglio, magari non mi ricordo male, però me lo ricordo molto bene lui. Però... anche lì non mi convinse per nulla. Feels like fire. Se dovessi in questo caso sentirlo così, è come dirti: è un'esibizione, no? Cioè, che sfiora la sufficienza. E non mi dispiace, cioè non è che mi faccia impazzire lui come canta, è che mi ha riportato con la canzone chiaramente a un periodo bellissimo del cambiamento della musica, no? Negli anni 80, in questo caso a cavallo, hai capito, nel 90 con The Power of Love. La canzone è pazzesca. Quando poi andava in alto ci voleva un po' più di grinta, un po' più. Invece mi sembra tutto abbastanza lineare, no? Flat. Il tempo. No, ragazzi. Come si cambia? Ci sono troppe imprecisioni, ragazzi. Allora. Qui bisogna essere onesti, qui siamo proprio, ci sono delle grosse imprecisioni, quindi andiamo,
Sì, c'è la teatralità che è un po' più che denota la maturità a confronto ai ragazzi dall'altra parte, però ci sono troppe imprecisioni tecniche, confronto a quello che abbiamo sentito adesso non avrebbe senso, cioè per me siamo troppo sotto la sufficienza. Lemuri, il visionario. Questo è il trio di Clementino, Tino Maragno, Sonia Zanzi e Ciro Ah, Scialle. quindi abbiamo Ciro Scialle in panchina, che mi sa che rimarrà là, e Sonia Zanzi che avevamo scelto. Adesso vediamo un attimino un po', cerchiamo di capire. Ok, ma io non capisco né Loredana né Arisa, proprio non riesco a capirle, però proprio sarà un mio limite. Non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce, mia anima si spande come musica d'estate. Ed è importante, questo sai, che sentissi pienamente noi. Allora, il brano non è un brano a livello di estensione, di tutto quanto difficile. Il respiro sono quasi tutti, vedete, la cosa che vi dico sempre, questa generazione, dai 60, dei 60 anni, 50 anni, 40, cioè le persone mature che conoscono un po' che cos'era il canto, che quando cantavano amatorialmente che non c'era il karaoke, quindi esisteva un'altra formula, che era quello delle serate del talento allo sbaraglio, cosiddetti, quindi c'è le serate del talento, però cioè sono cresciuti tutti capendo che non bisogna far sentire il respiro, che bisogna cercare di cantare intonati, tutte cose normalissime, che addirittura proprio ci sono cose talmente basilari che, da cui non si può prescindere. Ma oggi qualche talent, vedi ad esempio Amici di Maria De Filippi, ci ha portati a pensare che sia tutto invece opinabile, quindi che il canto non sia più un'attenzione al canto, a qualcosa di artistico, di usare la voce in modo artistico musicale, non artistico a fare le pernacchie, musicale, cioè dove l'intonazione, il timbro, il tempo, l'altezza, quindi sono le dinamiche, quindi i volumi, cioè, hai capito? E i vibrati siano solo dei concetti così che superati. Sti cavoli, non, cioè, non è che si superano andando nella merda, si supera andando in un cioccolato superiore, ma in questo caso si va nella merda. Questa non è una canzone difficile a livello internazionale. E anche normalmente in questo caso c'è il timbro di Celentano che abbiamo nella testa, capito? This is a man's world that I could be nothing. Little man world. Non ha blues. Allora, ha un bel suono. Le piace. Ma questi brani, questi brani classici delle ballad R&B and soul, bisogna stare molto attenti. Cioè non puoi. Cioè, ci sono delle cose che proprio fanno parte di quel linguaggio. Se non c'è una pentatonica minore che non gira mai, col vibrato un po' più veloce, con l'anticipo e il rallentare sull'attacco e l'anticipo sul finale, non va bene, ok? Perché non salta fuori, non spicca. Cioè, non è che se ti piace fare quella cosa e c'è anche il suono della voce, lo puoi fare.
manca proprio quello che è la conoscenza reale del blues. Un conto è avere la voce cosiddetta nera perché c'è il suono, hai capito, black. Ma un conto è che c'è il suono black, però poi non canti in maniera black. Cioè, è come per dirvi, adesso mi odierà Andrea, però non è che senti Andrea Mingardi e uno che veramente dice cacchio, questo qua canta black. No, c'ha il suono vicino perché gli piace quella roba lì, ma sopravvalutatissimo dal punto di vista del blues. Il blues è un'altra roba, capito? Però bisogna stare attenti a queste cose, perché se io dico poi uno si offende. Io capisco che si offenda, però va detta la verità. La voce come la sua, un po' graffiata, lenta, che non ha lo sviluppo di quei virtuosismi, poteva fare cause I can make you love me if you don't, cause I can make your heart feel, cioè che c'è poca roba ma più dritto, capito? Questo è il problema, capito? Perché poi gli hanno segnato molto lento, come ci dice in questo caso, ci sta dicendo il nostro amico Ciro, che non li scelgono loro, e quindi questo è un problema. Per poter cantare veramente il blues bisogna avere il blues dentro. E bisogna capirlo e comprenderlo, quindi conoscerlo, viverlo, studiarne la storia, perché il blues è una cosa molto particolare, non è una cazzata, non è che mi piace un brano blues, allora canto blues. Capito? Non funziona così. Il blues ha a che fare con quello che è field blue, quindi c'è, devi essere veramente dentro, triste in qualche modo, devi avere un feel, quella storia lì. Non è semplice, ragazzi, il blues, ma proprio per niente. Ma tanti pensano di cantare blues solo perché fanno la nota blues. Difficile spiegarvi il blues. È come spiegare il jazz. Cioè, faremo una diretta su questo. Vedi qua. Ciro, due cose, anzi più di due, però partendo dal presupposto che c'hai un timbro, come si dice in gergo, ovattato, un po' come ce l'aveva Pino, ma in un range chiaramente molto più centrale, però questo brano non c'entra un zo, hai capito, con te, cioè non ha senso. Fatto anche così, cioè diventa una performance senza se, senza, cioè non ha senso fatta così, non ti dà la possibilità. Poi queste, la cosa che non mi piace, e non so se è una scelta tua, però io volevo fare qualcosa, arriverà di Pino. Bello, però lì rischi di sfiorare Pino. Questa bighina un po' come si può dire, cioè forse avrei fatto, invece di fare tutti quei portamenti e quei glissati, avrei fatto, che ne so, magari fare una canzone tipo ti avrei dato un brano diverso.
Cioè, se devo andare nel napoletano, ti staccavo io perché hai il timbro che può ricordarlo, quindi perché fare Pino in questo caso? No, io ti avrei dato un'altra cosa, ti avrei dato pure... O vai su Gran Agnello, cioè... Oh, come si fa? O quella, capito? Oppure andavo sempre su una cosa filo partenopea, cioè quindi scritta, comunque vissuta... Da, che ne so, tipo quando l'amore se ne va, diventi fragile, un vuoto a perdere. Assurdo, questa qui, forse ti avrei dato questa, capito? Difficilissimo. Un po' crescendo, vibrato leggero, giusto, cioè sempre un po' partenope. Buona però l'intonazione, va detto, è buono, ma da musicista è difficile che sbagli l'intonazione, capito? Perché si è abituato, poi il chitarrista è abituato ad intonare uno strumento che non è ad accordatura fissa. Cosa vuol dire? Che non è il pianoforte, cioè ci vuole, devi costantemente riaccordarlo, quindi stare molto attento. La finale! Sì. Cioè io avrei preso Ciro, e non perché si proprio avrei preso Ciro, e Sonia. Avrei... Sonia! Sonia! Ah, Ciro, quindi tu proprio non ci sei andato. Cioè nel senso lui ha messo l'altro... Non sono proprio d'accordo, no. Mi sembra, scusate, ma mi sembra veramente una cacca. Ma com'è che fanno ste scelte? Cioè, su quali basi? Ma perché? Che senso ha? Cioè, oh, anche prima, cioè, non capisco sta cosa. Beh, io non... Cioè, boh, non lo so. Non so cosa dirti, Ciro, non capisco. Ah, secondo giro siamo. Elisabetta Candelieri, Vico e Donatella Pandimiglio. Donatella Pandimiglio ce l'abbiamo come panchina. Betty Candelieri. Sei anche tu qui, ciao Betty. Ragazzi, sono tutti qui, non ci credo. Ma che bella sta cosa. Cioè, ci sono tutti i partecipanti qui. Cioè, non ci credo. Betty, una cosa. Sei contenta dell'assegnazione che ti hanno fatto? No. Ok. Ti dico subito, guarda, io non lo dico mai questa cosa, ma ci sono molto legato a questo brano. Tant'è che ne ho fatto una versione in un mio disco, che è Live in Blue Note. Sto molto attento a questo brano, perché tra l'altro molti non sanno bene il significato di questo testo, ok? Quindi c'è tutta una storia dietro molto particolare. Le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. L'unica dritta che ti ho qua... Le sorrido, abbasso gli occhi e penso... Lì, non nascondere quella nota lì. Le sorrido, abbasso gli occhi, e penso a te. Guardando la tua tromba. Non so con chi adesso sei. Dai, ok? Allora, fino adesso ci sono state delle cose che sono buone. Attenta a non buttarle via, perché qui hai buttato via delle frasi, cioè le hai lasciate cadere via come se non fossero così importanti da cantare. Eravate seguiti da qualcuno durante queste prove? No. Ah, quindi nessuno in realtà vi ha preparato allora.
Questo non è un bene, per capito? Perché questo mi fa incazzare, perché noi diciamo, vediamo come vi hanno preparato i coach, ma qui non c'è niente, non c'è preparazione. La storia è una storia molto difficile da capire, perché il testo parla di un rapporto nascosto. Infatti dice: io lavoro e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, le telefono e intanto penso a te, a chi telefono? Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te. Vado in giro, vado a mangiare, penso a te. E quindi c'è una storia a tre, come vedete, ok? Quindi non so con chi adesso sei, ne so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando, quindi noi due. Quando dice è troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando, ma non sperano di incontrarsi, perché se si incontra come si fa? E cosa dico alla persona con cui sto? Ah, guarda, questa invece è la persona che amo veramente e sto decidendo di lasciarti dall'altra parte. Insomma, è abbastanza tostina, capito? Come è un... Io lavoro e penso a te. Penso a te, capito? Cioè, penso a te. È difficilissima questa cosa da entrarci dentro. Non so con chi adesso sei. Però è un buon vibrato, eh? Non so. Qui no? Che tu so non è... fai. Ecco, qui non è disperato. Non so. Dove hai sbagliato? Lì. Cioè, tu hai fatto questa cosa qui. Hai capito? Che adesso sei, lo so, questo so che cosa fai da disperata, che non è disperata, perché lì è non so con chi adesso sei, non so cosa fai, anzi sono un po' in ansia, un po' preoccupato. E penso a te, ti accompagno e penso a te. Buono. Allora, Elisabetta, cioè ci sono, io contrariamente ad esempio a quello che mi dici tu, l'avresti scelta, tu mi hai detto di no. E io invece ti dico che qui ti ho preferita che nell'esibizione del precedente. Però avrei lavorato veramente tanto sulla vocalità e il significato del brano. E cercare di centellinare un po' tutta questa esasperazione di pathos, perché non è così esasperata questa cosa. C'è una malinconia, c'è una tristezza profonda. Io dopo questo brano mi avrei preferito cantare in francese. No, ah, ecco perché. No, Betty, invece no. No, perché è giusto invece cantare in italiano per te. Ecco perché non mi era piaciuto qualcosa in francese di fatto. Invece così è molto più interessante, però non devi esagerare nel pathos, se devi magari cercare di tenere più centrali le note, più tenute, sostenute di più col fiato giusto e sostenere la nota e accompagnarne la discesa del volume. Perché il vibrato non è neanche male in questo caso. Capito? Era troppo caricata di francesità, come dice, quindi cioè, era troppo teatralizzata questa qui. E non è un grande, non è un brano così teatrale, ok? È un po' di meno, un po' di meno, un po' di meno. Guarda che luna, guarda che mare, entri la luna. Mi sta a guardare, vorrei poterti dire guarda che luna, luna. L'ho ascoltato attentamente perché mi ha rapito, mi ha toccato, c'è una cosa che ha fatto nell'interpretazione molto interessante, poi precisissimo in mille punti, però ci aveva un modo, una sicurezza, una sorta di aggressività, di sicurezza fichissima, capito? Mi è piaciuto molto per certe cose. Filippo non ce l'abbiamo dentro, vero? No,
non ce l'abbiamo, quindi adesso abbiamo la pandemia che avevamo messo in pacchino. L'avevamo messa nella nostra panchina, ragazzi, quindi qua bisogna prendere delle decisioni, qui c'è un vibrato misto, non è di intensità, ci sono delle buone dinamiche, ovviamente sta nel recitato, nel musical, il vibrato è troppo esagerato, come si dice, e questo si allarga troppo, diventa un po' anche questo datato, ma è comprensibile questa cosa. Diciamo che all'interno del mondo del musical ci sta un po' meno, diciamo, in questa situazione nostra, ok? Un po' meno. Diciamo che sì, non è molto brava, ragazzi, cioè usiamo anche le vi piace, quindi mi piace molto, è giusto. Diciamo che ha una buona capacità, ovviamente, attrice sul palco, insomma, questo è però può cantare certe cose, hai capito? Quindi è un po' un casino, ragazzi, è un po' un casino, perché qui la squadra di The Voice nostra, noi abbiamo per il momento Diana Puddu e Mario Rosini. Sono molto indeciso. Cioè lei la metterei come panchina. Lei la metterei in panchina in questo momento, una nostra ipotetica panchina, una riserva. Donatella Pandimiglio è l'ultima finalista di Team Arisa. Quindi ha preso la Pandimiglio. Ok, va bene, è stata presa. Ok, andiamo avanti. Cosa resterà degli anni Ottanta? Queste robe qua si sentono subito. Cioè, è proprio un sound. Anni come giorni sono volati via. Brevi fotogrammi, treni in gallerie. Oh, un mordente. L'unica cosa che gli diventava un po' nasale, ok? Cosa resterà di questa? Dal vivo Tostino sempre molto impreciso, allora beh, questo è un brano, ragazzi, allora non ha fatto niente di eclatante, chiaramente Danilo vocalmente ha un timbro molto interessante, ma a livello di agilità non è Mario, ok, però c'è un suo perché, capito? C'è un suo perché. C'è stata qualche piccola imprecisione, però volevo sentire, perché poi mi sono distratto, però volevo sentire sulla parte ritmica. Ma Luca Meneghello, il mio chitarristino, come suona, ragazzi, allora se è difficile sta roba, mettiamo Danilo lì, dai, a Mario ci sta, forza, porca vacca, Danilo a Mario. Marcello Domenichini, ce l'abbiamo dentro, noi vediamo un po'. Desperado, why don't you come to your senses, you better let somebody love. Dire una cosa
Allora, ha qualcosa che mi ricorda tra l'altro Billy Joel. E vi dico una cosa, allora, io non sono abituato a fare questo, ma le devo fare perché sono molto onesto. Cioè, lui, malgrado sia nasale, come anche magari, ha cantato meglio di Danilo. Il timbro è più interessante in alcuni casi quello di Danilo, ma devo riconoscere che questo ha cantato meglio di Danilo. E è risultato anche in certi passaggi abbastanza moderno, cioè non te le aspetti da lui magari di essere così giovanile, hai capito cosa intendo? Anche a livello di modo. E devo essere onesto, quindi cioè, sono partito con Danilo Amerio e io vi dico, ok, mi dispiace, ma in questi primi tre, è chiaro che metto Danilo, lo metto insieme a Donatella Pandimiglio in panchina, ma devo sostituire la panchina da questo Marcello Domenichini. Ragazzi, io sono in cattivi, fate quello che volete, sono molto, devo essere onesto. E malgrado sia un estimatore, mi considero in un certo senso anche amico di Danilo, ok? C'è una notte buia abbastanza. Un impuro, nella parte lirica si sente che è un impuro, si sente che è fuori educazione, diciamo, di questa cosa qui. Però è tosta, ragazzi, perché? Perché questo, per un attimo, cioè il brividino te lo fa venire nell'apertura, hai capito? Quindi la comunicazione c'è. Questo qua io lo terrei in quella panchina. Luca Minelli. Quindi non porta né Danilo Amerio né Marcello Domenichini, ma porta Luca Minelli, capito? Cioè. Clementino, sono Vincenzo Biascioli, Bernardo Lanzetti e Gianluca Calzolari. Allora, Gianluca Calzolari non ce l'avevamo, ci abbiamo Bernardo Lanzetti dentro e c'è anche Vincenzo Biascioli, l'avvocato. I don't wanna talk about things we gone through, Per me era troppo fermo, troppo lineare, vibrato un po' pesante, rientra troppo in quello che è un po' un comportamento vocale. Vediamo Clementino che è bravo. Passato, dai. Perché fare questa cosa di Fausto Leali? Perché? C'è una cosa che ha fatto stranamente Bernardo. Questo è molto importante. Se tu non sei più qui ormai, è finita. Chiaramente ha aperto troppo, è intonato e ci sono tante cose, detto però vado avanti. Giorgio, mi fai morire, ho cercato di fare del mio meglio, abbiate pazienza. Ma no, cioè, mi hai incuriosito invece su questa cosa qua, perché non me l'aspettavo, te lo giuro. Cioè, già il brano degli U2 è una cosa particolare. L'inglese, ovviamente, qua era un po' difficile da portare a termine. Però dai, cioè, dimmi tu piuttosto
quando ti ha segnato questa canzone, spiega cosa, diciamo che ti ha segnato, grazie per le belle così figure, sei in privato, amici, dove mi piaceva farti arrivare il mio libro, tra le lughe del mio cuore. Guarda, grazie intanto Ciro per questa cosa qua, ho cercato di dirci qualcosa di mio scrivendo il rap, cioè se ti rendi conto che hai fatto quello che... Cioè che io combatto tutti i giorni il fatto di mettere le barre cacchio sulle canzoni, tu hai scritto tu rap, cioè... Ma dimmi sta roba, John. Ma come ti è venuta in mente questa cosa? Cioè io ci voglio capire come ti è venuta in mente questa roba qua. Cioè... Cioè vai, dimmi un po' come va. Giudizi contrastanti, ad alcuni fa schifo, ad altri piace tanto. Bello, ad alcuni fa schifo. Ma non è quello, a me è come ti è venuto in mente, questa è la cosa che voglio sapere. Cioè è anomalo che venga in mente a una persona adulta, capito? Capito? Bene. Ciò non lo oso. Dimmi, dai, di notte. Ah, ok. Diciamo che il problema chiaramente facendo quella parte rap è il fatto di essere abituati a fare rap. Ci vuole, capito, chiaramente molto più quello che si chiama flow, cioè quindi la capacità di stare sul tempo che ha delle anche delle regole nel rap. Quindi non è facile stare dentro certe regole, ok, per uno che non è abituato a creare quell'enfasi ritmica. Comunque John è stato davvero interessante, non me l'aspettavo, è stato difficile veramente vederti, perché poi ti sei messo anche ad andare dritto, ad atteggiarti, figo. Allora è un'esperienza anche questa, John, se posso dirti quello che penso, hai trascinato un po' troppo il brano nel mondo del rock degli U2, ok? Quindi che è un rock, un pop rock abbastanza particolare. Ti dirò, allora, non ti scelgo, perché non ti scelgo per un motivo, ovviamente, perché ho in testa delle cose, però veramente mi ha anche divertito la cosa. John! Dai! C'è John, sei anche entrato in finale. Benissimo, dai, che dire? Dai, è troppo figa sta cosa. Ammazza Angun, che ci fa? Vabbè, vado avanti anche se è un ricordo Angun, dai. Degli anni 90. Mamma mia, che ricordo questo. Cioè, sapete questo brano da dove è tratto? Dov'è che ce l'ho? Da qua. Mamma mia, quanto ero giovane qua, guardate quanto ero giovane qua. Capito? Vediamo un po' se c'è qualche cosa, qualche ricordo. Aiuto, qua ci sono delle foto, devo stare attento. Niente, qua ci sono delle foto, le rompo perché sono un disgraziato io. Vediamo un po'. Guardate che foto inedite che ci sono qui. Guardate questa foto. Ah, di qua, ok. Qui sono io, in un momento del musical. Scusate, però... lo rompo perché sono disgraziato, io faccio dei danni sempre. Qui è il momento in cui lei cantava I Don't Know How To Love Him. Vediamo un po'. Vabbè, ragazzi, che periodo storico questo qua del musical. Questa era per dirvi, insomma, il musical lo conosco bene, visto che l'ho fatto anche in questo caso, forse uno dei musical più difficili in assoluto. Guardate qua nel cast, guardate che bella questa foto qua. Guardate, vabbè. Era un attimo di déjà vu con questo brano. And the long and winding. Ehi, nasale Gigi. Questo lo facevo anch'io sto brano.
the long and winding road. A sentire. Mi fermo perché mi dà fastidio sentire questa cosa di Gigi, che Gigi è mio fratello maggiore, tra l'altro. Cioè, ha fatto una roba chitarristicamente parlando che non, cioè, bisogna solo sta zitti, nel senso, c'è proprio un livello pazzesco. Lui è un chitarrista mostruoso. Ed è uno di, veramente dei più grandi chitarristi che abbiamo ormai al mondo, è riconosciuto dappertutto al mondo. Però non mi piace quello che ha fatto vocalmente su questo brano, e secondo me, conoscendo Gigi, non mi sembra farina del suo sacco tutta sta roba, nel senso che ha molto più, fa meno più, è molto più contenuto per quanto riguarda certi brani, perché questo brano poi io l'ho sentito fare un paio di volte dal vivo, quindi non è così. Ha messo un po' troppa chitarra, la canzone non si riconosceva più. Mi hai detto di mettere più chitarra. Sì. Ma io non ho sentito tanto chitarra, ma quanto cambiamento melodico troppo importante. Cioè, tu puoi mettere anche, capito, se fai The long and winding road, so do you know that live to your door. Never disappear, so do you know that live to your door. Cioè, non è questo, non... l'ho trovato io, cioè lo conosco, quindi l'ho trovato come se invece avesse dovuto fare una cosa strana, non capisco, decentrato. Che peccato Gigi qua, che peccato, perché io poi l'ho sentito, non lo fa, cioè, è, lì è andato secondo me un po' fuori... Ha dato, non lo so, secondo me o non si sono capiti loro, perché Gigi non è così. Insieme a te non ci sto più, quella persona non sei tu. Finisce qua. Scusate, vado avanti, non mi fa impazzire. Un buon vibrato leggero, non è pesante. Però quando va in questa cosa diventa di punta, cioè mediosissimo. Ok ragazzi, allora vi dico che no, a parte l'inglese ci sono un po' di problemi, bravo, il timing, bravo, di modo di stare su. Sandro Bertoldini. Ma ragazzi, ma c'è veramente, ma no, ma come c'è ragazzi, ma... Cioè, dei tre era quello che andava... Che brutta fine sta puntata. Cioè, è finita malissimo sta puntata. E siamo rimasti a questo punto con quattro persone, nel senso che abbiamo in squadra, noi abbiamo... allora, così lo sappiamo... Luca Minnelli e Donatella... Pandimiglio, che sono quelli che rimangono, uno rimane in panchina, però noi dovevamo scegliere 3 più 3, noi ne scegliamo 4, quindi ne teniamo 4, e diciamo che c'è Diana Puddu, Mario Rosini, Luca Minnelli e Donatella Pandimiglio. Queste sono le nostre scelte.